Salve a tutti e bentrovati. Ci troviamo qui con il mio criceto Topi che sta correndo per il corridoio, non so se lo vedete. Perché? Per parlarvi di una distopia mi ha divertito e di cui ho colto degli aspetti di cui poi vi voglio trattare a fine video, prendendo in esame elementi sociologici e filosofici di riflessione e che sono stati proprio presi come spunto da questo testo fantasioso, fantascientifico, una società molto particolare che ci offre l'opportunità di parlare insieme a Toni Morrison dell'altro, a Kapuscinski ancora dell'altro e del tema dell'intersoggettività, trattato poi dal filosofo Levinas. E ancora Noam Chomsky ci tratta in questo testo, si interroga su quello che è il ruolo che è incarnato, la responsabilità rivestita dall'intellettuale. Bene, ma prima andiamo a un po' a grandi linee a spiegare cosa troverete qui, un testo molto scorrevole, sicuramente divertente, ambientato in un mondo fantascientifico, una società molto particolare, dicevo distopica, in quanto a 16 anni si compie un miracolo, il sogno di tutti gli adolescenti, coloro che fino ai 16 anni si trovano complessati, preoccupati per il loro naso lungo, per la loro pancetta, con soprattutto tormentati dalla preoccupazione di non essere invitati alle feste, di non essere inclusi, di non essere accolti dagli altri o accettati. Ecco che qui trovano la soluzione a tutto, perché a 16 anni vengono sottoposti a un'operazione chirurgica, vengono raddrizzati nelle ossa, resi bellissimi, tutti uguali, tutti accettati e conducono una vita vacua, vanesia, sicuramente molto superficiale perché non hanno più ricordi e quindi questo oblio li porta a non ricordare la vita passata, gli amici, a non avere nessuna empatia verso nessuno, ma neanche degli screzi. Sono tutti belli, tutti uguali e possono permettersi una vita agiata e svolgono la loro vita come? Divertendosi. Vero topi, quindi feste, balli, senza nessun tipo di preoccupazione. Le preoccupazioni sono date alla classe dirigente, i perfetti. I perfetti osservano, guardano e cercano di capire quali tra i brutti che poi diventeranno belli possono diventare perfetti come loro e far parte della classe dirigente. I perfetti sono coloro che rispetto ai belli sono anche molto intelligenti, molto capaci, hanno delle qualità in più, sono molto veloci, scaltri. Speriamo che non mi butti per terra la telecamera, topi, perché è qua che annusa. Quindi sarà un po' difficile, ma speriamo. Bene. E quindi questa è la società. Telly, la protagonista, si ribella, crea una falla perché vuole ricordare, vuole amare, vuole mantenere i legami con il migliore amico e poi in seguito poi si innamora, quindi vuole anche l'amore. I sentimenti, l'empatia, i ricordi non sono fatti per questa società, non sono concepibili, è un po' il prezzo da pagare. Vanesi, presi dal turmine dei piaceri vacui e futili che li assorbono completamente in un mondo senza screzi, dove tutti vengono accolti, dove non c'è razzismo, in quanto sono tutti uguali, sono tutti molto molto simili e si dedicano tutti più o meno alle stesse attività. Ma il problema qual è? Il problema
È che è molto apparente in realtà questa situazione, apparentemente sembra così, ma a un certo punto Telly subisce l'operazione e qui ho saltato parecchio, ma per arrivare a un punto importante, c'è una parte di lei che rimane umana, che ricorda, che ha sentore e si vuole quindi ribellare. E infatti, ai margini della società, che poi ci si chiede saranno proprio i margini, o è una società più bella, una natura più selvaggia, tutto fuori dalla prigione dorata, però prigione è, e ci sono i ribelli, i rugginosi, che sono nella città di Fumo e si troveranno proiettati in un mondo di divertimenti che appaga senza nessuna fatica l'ego e che rassicura soprattutto chi è ossessionato dal non essere accettato dall'altro e quindi permette una vita estremamente agiata, comoda, priva di preoccupazioni e che non ci fa arrabattare proprio con nulla, non c'è nessun problema. Inoltre sono anche facilitati perché è vero, Topi, abbiamo l'elastigiacca che ci permette di allungare gli arti e di spostarci benissimo da un posto all'altro, così come altro mezzo di trasporto abbiamo una tavoletta volante che ci permette di andare per la città e di spostarci agevolmente. E poi soprattutto abbiamo il purgacalorie che accelera il metabolismo e noi possiamo mangiare veramente quello che vogliamo senza ingrassare mai. Quindi si vive sicuri, tutti uguali, senza differenze sociali, senza conflitti, ma si rinuncia al pensiero, al ricordo, al senso critico, al fare inferenze, oltre che all'empatia, all'amore, all'amicizia. E coloro che non vengono per nulla lesionati sono questi speciali che sono al vertice, abbiamo detto, cosa fanno? Governano, sono la classe dirigente, sono gelidi, glaciali, sono delle vere e proprie macchine da guerra, intelligentissimi. E qui vediamo proprio come una speciale vuole convincere la protagonista di sottoporsi all'operazione e diventare una speciale come loro, facendo parte della classe dirigente. Mi sta offrendo un lavoro? Considera le scelte che ti si prospettano, Telly. Puoi passare tutta la vita in cerca di brividi a buon mercato, conquistandoti solo pochi istanti di autentica e profonda consapevolezza, e senza riuscire a schiarirti mai del tutto la mente, oppure puoi accettare la mia proposta. Saresti un'ottima speciale. E quel tuo viaggio fino a Fumo da solo è stata un'impresa sensazionale. Ho sempre riposto speranze su di te. Ora vedo che hai ancora voglia di trucchi grandiosi, nonostante l'operazione, e mi rendo conto che tu sei una predestinata, perché con questa operazione si appiattivano completamente, diventavano esseri opachi, senza nessun guizzo, né di furberia, né di senso dell'avventura, invece lei no, lei mantiene questo aspetto. Telly fu percorsa da un fremito e quando finalmente capì, mi dica una cosa, lei com'era da brutta? Fuori dal comune, Telly, la donna abbaiò la sua breve risata. Conosci già la risposta, vero? Era scaltra e amava i trucchi, la donna annuì. Ero esattamente come te. Tutti noi eravamo così. Andavamo alle rovine, facevamo gare di velocità e dovevamo essere regolarmente ripresi e riportati indietro. Per questo permettiamo ai brutti di fare i loro piccoli trucchi, per capire quali sono più intelligenti.
per vedere quali riescono a filarsela dalla gabbia. Quindi era sempre una libertà controllata, anche quella dei brutti. Loro pensavano di poter trasgredire, uscire dal dormitorio, andarsi a fare dei giri, a esplorare. In realtà era una libertà controllata, sotto controllo da questi perfetti. Perché qualcuno deve tenere le cose sotto controllo, Telly. Non è questo che intendevo. Io voglio sapere perché fate questo ai perfetti. Che bisogno c'è di intervenire sul cervello? Santo cielo, Telly, non è ovvio? Cosa vi insegnano a scuola? Che i rugginosi hanno quasi distrutto il mondo, recitò Telly. Questa è la risposta alla tua domanda. Ma noi siamo migliori di loro. Noi lasciamo in pace la natura, non bruciamo il petrolio, non facciamo neanche la guerra. Telly cominciò a farfugliare quando capì. Noi siamo sotto controllo, Telly. Proprio grazie all'operazione, lasciati liberi di agire, gli esseri umani sono una piaga per il mondo. Si riproducono senza tregua, consumano ogni sorta di beni, distruggendo tutto ciò che toccano. Senza l'operazione, gli esseri umani diventano sempre rugginosi. A fumo no. Prova a pensarci, Telly. I fumosi devastano le terre, uccidono gli animali per procurarsi il cibo. E quando siamo atterrati, stavano bruciando gli alberi, non tanti però. E cosa sarebbe successo se ci fossero stati milioni di fumosi, miliardi nel giro di poco tempo, fuori dalle nostre città? L'umanità è una malattia, un cancro per il corpo del mondo. Vedete questo ribaltamento? Vi voglio così presentare Paris, che rispetto ancora ai perfetti che vedono malissimo, come è stato detto, i rugginosi e li tengono sotto controllo, gli abitanti di fumo che si ribellano, i belli che in realtà vivono questa vita vacua e che vengono in qualche modo trattati con sufficienza e disprezzati dai perfetti. Abbiamo ancora altri, come questo Paris, che non intende ribellarsi verso la società ingiusta, gli piace che le cose restino così e dice: finché mi diverte, mi emoziona l'avventura, ok, appena mi stanco mi adeguo. Per codardia, per indolenza, mi faccio piacere la situazione. In realtà lui non è inconsapevole della situazione, la conosce, la percepisce, ne sviluppa la sensibilità, ma decide di volutamente di mantenersi in questa indifferenza totale. Questo è un aspetto estremamente pericoloso. Questo aspetto ha una portata sociale ingente perché è un atteggiamento di resa, di rassegnata opacità che reifica. A volte è ancora peggiore della crudeltà efferata, perché se estesa, essere indifferenti perché fa comodo, porta a un senso veramente di incuranza, degli altri, dei sentimenti altrui. E ci sono invece questi altri. E Toni Morrison, premio Nobel della letteratura, ci mette in luce proprio l'origine degli altri. Dove nell'introduzione, molto interessante, per esempio, cita la capanna dello zio Tom e dice: interessante osservare come anche la capanna dello zio Tom, nella dialettica, qui si tratta chiaramente del tema del razzismo, uomo bianco, uomo nero, nella dialettica uomo bianco, amico dell'uomo nero, uomo bianco che aiuta l'uomo nero, mantenga inalterati in realtà i rapporti di forza. Identità è il non schiavismo, identità è il vincente sicuro e buono contro il perdente insicuro. Ecco riprodotto il meccanismo.
E Toni Morrison rifugge sia dal nazionalismo black come dalla logica contraria del povero e dello sfruttato contro il giusto della società. E quindi la sua grandezza è nel riportare tutto alla dimensione umana. Qui si sta parlando di un documento proprio molto molto razzista, dove dice il sangue nero irrora il cervello, incatena la mente all'ignoranza, alla superstizione e alla barbarie e chiude la porta alla civiltà, alla cultura morale e alla verità religiosa. Addirittura c'è una patologia. Pensate qui, una patologia, non stiamo parlando di una distopia inventata, stiamo parlando di qualcosa che esisteva nella storia e di cui Toni Morrison ci dà documentazione, un disturbo che induce gli schiavi a fuggire e la drapetomania e una sorta poi ancora oltre a questa tendenza, quella opposta, la disartesia etiopica, una sorta di letargia mentale a causa della quale il negro era come una persona mezza addormentata. Ciò che i padroni di schiavi chiamavano più comunemente furfanteria. E quindi anche qui l'indolenza dei neri classificata come una malattia che i neri avevano, portavano, pensate. E ancora per vedere, mettere in luce proprio come purtroppo le distopie non sono un prodotto così fantastico, ma purtroppo sono molto vicine a aberrazioni estremamente umane, quasi si confondono con esse. Ecco che entra in scena la filosofia. E dalla filosofia, dall'estetica di beauty, arriviamo agli elementi proprio sociopolitici di riflessione. E Noam Chomsky si interroga su quelli che sono il ruolo degli intellettuali. Intellettuali che, per esempio, dall'11 settembre che cosa fanno? Come questo evento considerato epocale, che ruolo hanno incarnato? Che l'11 settembre abbia cambiato il mondo è un'opinione diffusa e condivisibile. Gli eventi di quel giorno certamente hanno avuto conseguenze importantissime a livello nazionale e internazionale. La prima fu di indurre Bush a dichiarare ancora una volta la guerra al terrorismo di reaganiana memoria. E un'altra conseguenza dell'11 settembre fu l'invasione dell'Afghanistan e poi dell'Iraq e più di recente gli interventi militari in altri paesi della regione, le periodiche minacce di attaccare l'Iran. E secondo numerosi analisti, Bin Laden ha segnato diversi punti a suo favore nella guerra contro gli Stati Uniti. Più di una volta Bin Laden aveva dichiarato che l'unico modo per cacciare gli USA dal mondo islamico e sconfiggere i loro satrapi sarebbe stato trascinare gli americani in una serie di piccole guerre costose per portarli fino al tracollo, scrive un giornalista. E quindi che Washington sarebbe caduta nella trappola di Bin Laden era chiaro fin da subito. Tutto ciò è molto interessante, vi ho letto solo queste parti qui perché? Perché una semplice verità, Chomsky vuole dire, gli intellettuali sono dei privilegiati, hanno gli strumenti proprio per capire il mondo, per leggere tra le righe eventi epocali e per anticiparli, per quasi avere questo sentore profetico. E il privilegio porta le opportunità e le opportunità a loro volta implicano delle responsabilità. È a quel punto che un individuo deve scegliere se assumersele o non assumersele, se ricadere nell'apatia, anche in un'apatia intellettuale,
che diventa una torre d'avorio, o invece lottare, o invece tradurre i propri strumenti in arma di impegno, di lotta sociale. E parlando di intellettuali, arriviamo a Kapuscinski, un grande polacco, reporter, che ci riporta, diciamo, scusate il gioco di parole, a Levinas. Uno dei filosofi più importanti del Novecento e anche più complessi, che mi interessa soprattutto nel periodo legato alla fenomenologia. I fenomenologi si occupano moltissimo del tema dell'alterità e al paradosso che se conosco un chi o un qualcosa di, ne faccio diventa parte di me e quindi non è più fuori da me. Al contrario, se non lo conosco, rimane qualcosa di altro, non di diverso e di separato che per me è a cui è impossibile arrivare totalmente. E quindi vi è la famosa distinzione tra l'io empirico e l'io trascendentale, e quindi che fa sì che io conosca sempre solo l'io empirico degli altri, che posso studiare, indagare, anche attraverso la scienza. Mentre l'io trascendentale, cioè la coscienza, lo spirito, quello no, quello mi è precluso. Se non come, quale strada, per arrivare al tuo, io, trascendentale e non solo all'io empirico? La strada è l'intersoggettività, cioè l'incontro io-tu. Quella parolina che possiamo sintetizzare con empatia. E facendo una brevissima, brevissima parentesi al filosofo Lipp, ma non posso non parlarvene, secondo il quale l'istinto umano è portato a imitare i movimenti, gli atteggiamenti altrui. Ed è attraverso questa sorta di imitazione che io posso avvicinarmi al tu trascendentale. Cioè tu ridi e io quando vedo che tu ridi mi viene da ridere anche a me. E quindi rido, ti imito, ma non solo è un'imitazione del tuo gesto, del tuo atteggiamento ridanciano. Ma io nel momento in cui ti vedo ridere mi comunichi l'allegria. Ciò non significa che io arrivo a conoscere al 100% il tuo essere allegro, il tuo io trascendentale. Questo no, mi è impossibile. Però nel momento in cui mi comunichi quell'allegria, io ne partecipo, ne prendo parte. In qualche modo lo stato emotivo si costruisce insieme e diventa qualcosa di altro. È molto vicino all'unità platonica. Del soggetto-oggetto, che fa sì che le due allegrie si costruiscano insieme e questo dà senso, vita, linfa alle relazioni umane. Per quanto bisogna rinunciare a una realtà data, fenomenologica e conoscibile, cioè il dato fenomenologico, secondo Husserl, ritornando ai fenomenologi, è un dato, una realtà, ma che poi questa realtà sia effettivamente conoscibile, questo voi capite che rimane su questo piano del discorso impossibile, pressoché impossibile. Ma rimaniamo lontani sia dal dualismo cartesiano come dall'idealismo. Non pensate che quando io faccio la distinzione io empirico e io trascendentale voglia parlare di res cogitans e di res extensa in senso stretto.
detto. Non sono due regni separati, ma siccome l'uomo appartiene ad entrambi ed è interno anche al mondo fenomenologico, non è una tensione fra due poli, ma è comunque uno scambio, è un atto di empatia, è un'immedesimazione nell'altro, e nel momento in cui io mi immedesimo, io partecipo dell'altro, non totalmente però, l'io dell'altro non scompare, non si fonde con me, e questo neanche la bellezza, ma gli resta accanto, si comunica, non c'è annullamento l'uno dell'altro. E qui entra in ballo proprio Levinas, che ci dice: guardare in faccia l'altro, il volto dell'altro, il volto come traccia dell'infinito, come spirito. Regarder questo verbo francese che vuol dire guardare in faccia il volto dell'altro e rapportarsi ad esso come spirito infinito. E questo apre una dimensione etica meravigliosa. In un'intervista del 1986 Levinas spiega che ci sono tanti modi di uccidere, rifacendosi al comandamento non uccidere. Non uccidere significa anche per l'altro: tu non mi uccidi, quindi tu mi fai vivere. E purtroppo si uccide, come dicevo prima, richiamandomi al personaggio di Beauty, Paris, con l'indifferenza. Anche Pierpaolo Pasolini denuncia in termini sociali la pericolosità di questa indifferenza, questa empatia. Levinas riprende proprio i fratelli Karamazov dicendo, citando questo: noi siamo tutti colpevoli di tutto e di tutti davanti a tutti. E questa frase viene ripresa in termini etici, non tanto per mettere in luce il senso di colpa insito quindi in noi, ma il senso di dovere, ancora una volta di responsabilità, che noi, di cui Chomsky ci chiama, noi che abbiamo studiato, noi intellettuali, noi che in qualche modo conosciamo, abbiamo gli strumenti cognitivi e le informazioni a disposizione. Ma ogni uomo, ci dice Levinas, ha dentro di sé questo bene. E questo bene, attenti, non nasce perché me l'ha detto Dio, non nasce perché me l'ha insegnato la mamma, non è insegnabile. E lui dice: il fatto che senza pronunciare la parola Dio io sia nella bontà è più importante di una bontà che venga semplicemente a posizionarsi tra le raccomandazioni di un dogma, di una teologia, di un qualcosa che ci è stato detto, di una morale da bravi bambini. E questo è veramente bellissimo, perché è una bontà a priori, che non ci è stata insegnata e che non si può insegnare, ma che è insita quasi nella natura umana, in un senso intrinseco che fa parte di noi. Ancora prima di occuparci di noi stessi, noi sentiamo dentro di noi come un a priori la voglia di occuparci degli altri, chi più chi meno, naturalmente. Voglio leggervi proprio le parole che riporta Kapuscinski su Levinas: l'uomo della società di massa è caratterizzato dall'anonimità, della mancanza di legami sociali, dall'indifferenza verso l'altro a causa del suo sradicamento culturale, dall'impotenza e dalla vulnerabilità al male, che tutte le sue tragiche conseguenze, di cui la più disumana è stata l'Olocausto. L'Olocausto che ha portato l'indifferenza, l'apatia, paradossalmente, proprio a questa indifferenza verso l'altro, che causa un'atmosfera
capace in particolari circostanze di sfociare nel fenomeno di Auschwitz, Levinas contrappone la sua filosofia. Fermati, dice Levinas. Sembra egli dire all'uomo che si affretta in mezzo alla folla in corsa: fermati, accanto a te c'è un altro uomo. Incontralo. L'incontro è la più grande, la più importante dell'esperienza. Guarda il volto dell'altro e come questo volto ti si offre. Sono emozionata a dirvi questo, perché sono parole veramente che hanno un peso grandissimo. Levinas si spinge oltre. Dice infatti che non basta incontrare l'altro, accoglierlo e parlargli, no, bisogna anche assumersene la responsabilità. Vedete questa benedetta responsabilità? E la responsabilità che è del singolo individuo, non è neanche una responsabilità che può essere generalizzabile, ma ognuno deve sentire, appropriarsi, riappropriarsi di quella a priori, di quella a priori che è in sé, insito in sé, e quindi è una vera e propria scoperta per l'uomo riuscire a fare questo. E Levinas ci fa compiere adesso un ulteriore passo avanti, dice Kapuscinski, proclamando l'elogio dell'altro, la sua superiorità, nonché il nostro dovere ad assumercene la responsabilità. Levinas dice addirittura che l'altro è il nostro maestro e che si trova più vicino a Dio di noi. È la nostra relazione con l'altro che dovrebbe essere in movimento, in direzione del bene. Abbiamo qui a che fare con una filosofia postulante, profondamente etica, bisognosa di dedizione e di eroismo, realizzabile in un qualche luogo oltre l'orizzonte delle esperienze quotidiane dell'uomo comune. Una filosofia il cui principale comandamento è non uccidere, non uccidere la vita che è dentro all'uomo, e quindi non rimanere apatici di fronte al volto dell'altro, rimanere indifferenti al volto dell'altro. Bene, e a questo punto vi vorrei concludere ancora una volta con l'indifferenza. L'indifferenza in un'opera stupenda, un capolavoro, I demoni di Dostoevskij, dove viene detto che l'indifferente non ha più nessuna fede tranne la cattiva paura. E concludo con questo, vi ringrazio e vi esorto ancora una volta a leggere e a riflettere su questa distopia e sui libri che vi ho proposto oggi. Grazie, alla prossima.